vietato sbagliare alla prima curva tra Norris e Verstappen, perché i due si giocheranno presumibilmente il mondiale e spesso e volentieri, diciamo, se ne sono date di salta ragione, in particolare 5 pole position ottenute in carriera prima di questa corsa. La Lando Norris al termine del primo giro di queste 5 occasioni mai era riuscito a conservare la testa, pole position numero 6 per l'inglese della McLaren, che spera, diciamo così, di sfatare più che mai questa cabala, perché per lui sarebbe importantissimo mettersi dietro Verstappen e cercare di rosicchiargli qualche altro punticino, così come per Verstappen, che non ha mai vinto, peraltro a Singapore sarebbe invece cruciale cercare di mettersi davanti e tornare ad una vittoria che gli manca da tanto tanto tempo. Si accendono i semafori allo spegnimento, il via del Gran Premio di Singapore, semafori accesi, su i giri del motore, spegnimento dei semafori, partiti con Norris che parte bene questa volta e Verstappen che parte male, tanto che rischia di essere anche superato da una delle due Mercedes. Si va quasi al contatto, Norris gira in prima posizione, poi c'è Verstappen, c'è una Aston Martin che tira dritto nella via di fuga, ma davanti quello che più conta è che Norris ha preso la posizione su Verstappen, Hamilton in terza posizione, Russell al quarto posto, quindi la Haas in quinta posizione, quella di Nico Hülkenberg che è riuscito addirittura a superare la McLaren di Oscar Piastri. È riuscito dunque Norris a conservare la prima posizione, è partito questa volta bene. Chi non è scattato molto bene, anche se va detto che partiva dal lato sporco della pista, è stato Verstappen, che comunque è stato bravo in curva 1 a resistere all'attacco della Mercedes. Norris, Verstappen, Hamilton, Russell, Piastri, dunque questi primi 5 al termine del primo giro. Le Ferrari, Leclerc ottavo, ha guadagnato una posizione, Sainz dodicesimo, ne ha perse due, in terza posizione come detto Hamilton, che peraltro ha optato per un compound di gomme diverso rispetto alla maggioranza dei piloti, si può scegliere con quale gomma partire, lui ha scelto la gomma soft, la più morbida, mentre tutti gli altri big quantomeno hanno scelto la gomma media, il che vuol dire che poteva avere un vantaggio in partenza e ha cercato di sfruttarlo. Hamilton che ha provato ad attaccare Verstappen, Verstappen ha resistito e adesso sta leggermente calando il suo ritmo. Norris che si è portato a 5 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Verstappen, nell'ultimo passaggio per esempio ha girato in 36,8 con Verstappen che invece ha girato in 37,7, tutti gli altri sopra il 38, come dire, Norris in questo momento sta facendo un altro sport. Nel corso del giro numero 15, Norris, Verstappen, Hamilton, Russell e Piastri, questi sempre i primi 5 tra Norris e Verstappen, i primi due in classifica, 9 secondi, unica nota da segnalare, oltre ai distacchi rinnovati, la Ferrari di Leclerc è ottava, quella di Sainz è 18esima, ha già effettuato la sua prima e presumibilmente unica sosta. Siamo a un terzo di gara, Norris, Verstappen, Russell, questo è il podio, è cambiata la situazione perché anche Lewis Hamilton si è fermato ad effettuare la sua prima sosta ai box, era indicato come il primo a fermarsi anche perché era l'unico dei big ad essere partito con gomme soft e dunque di fatto i suoi pneumatici sono arrivati a fine vita o presunta tale prima rispetto agli altri. Tra Norris e Verstappen a 15 secondi e 2, continua inesorabilmente a guadagnare Lando Norris, che vuole mandare un segnale anche netto evidentemente al suo rivale e a tutti quanti: voglio giocarmi questo titolo mondiale fino in fondo. Abbiamo superato metà gara, tutti quanti big, quasi tutti quanti big a dir la verità, hanno effettuato la loro prima sosta, comanda sempre Norris davanti a Piastri, il compagno di squadra in McLaren, che però non si è fermato ai box, Verstappen che è terzo ma virtualmente in seconda posizione e Leclerc quarto, anche lui deve ancora fermarsi ai box, quindi Russell e Hamilton con le due Mercedes, con Russell che andando più lungo ha sopravanzato il compagno di Marche, dunque virtualmente in questo momento potrebbe essere al terzo posto. Vi diciamo anche che Norris ha avuto un leggero urto con le barriere, ha commesso un errore nella finale del suo stint, ha leggermente danneggiato l'ala anteriore, nothing serious, niente di serio gli ha detto il suo ingegnere di pista. 21 giri al termine, Norris, Verstappen, Russell, questo è il podio a questo punto ristabilito in condizioni normali dopo che tutti hanno effettuato le loro soste. Piastri che si è fermato per ultimo, era rientrato in quinta posizione, ovvero la posizione che occupava prima delle soste, alle spalle di Hamilton, ma è riuscito a superarlo in virtù delle coperture più nuove di 22 giri rispetto a quelle dell'inglese e dunque ha recuperato una posizione. Sainz era dodicesimo prima delle soste, è addirittura sesto in questa occasione, tentativo di attacco riuscito da parte di Leclerc ai danni di Alonso, che va a passare il due volte campione del mondo dell'Aston Martin e si porta in settima posizione. Dunque al momento le Ferrari sono seste e settime, ma con delle strategie di gara opposte. Sainz è stato il primo a fermarsi dei big e a gomme che hanno su 26 giri di anzianità. Leclerc invece è stato l'ultimo, dunque ha recuperato una posizione su Alonso, è settimo. 16 giri al traguardo, Oscar Piastri ha passato George Russell, un cecchino il pilota australiano, così come con Hamilton ha preso le misure al rivale inglese della Mercedes e poi al primo tentativo utile su una pista dove sorpassare assolutamente
Facile non è andato a passarlo e a prendersi la terza posizione. Si sono scambiate posizione le due Ferrari, quella di Leclerc e Sainz, con Leclerc che con gomme più fresche rispetto a quelle del madrileno ora è sesto e sta cercando una difficile rimonta nei confronti di Hamilton, ma non impossibile perché, come detto, mancano ancora 16 giri e a dividere Leclerc da Hamilton ci sono 9 secondi. Non impossibile perché c'è molta differenza di anzianità di gomme tra quelle di Leclerc e quelle di Hamilton, addirittura 19 giri, perché Leclerc ha gomme con su 9 giri di anzianità, Hamilton 28. E non impossibile anche perché l'ingegnere di pista di George Russell poco fa gli ha detto: se Leclerc continua ad andare così forte, c'è possibilità non solo che raggiunga e passi Hamilton, ma anche che arrivi a noi e dunque ad attaccare potenzialmente non solo la quinta ma la quarta posizione. L'altra rossa, quella di Sainz, come detto, è settima dopo essere partita a 12esima gara fino a questo momento, raddrizzata dalla strategia di fermarsi subito. Mancano 10 giri al termine. Leclerc ha raggiunto e superato in un amen Lewis Hamilton, dunque con la Ferrari si è portato in quinta posizione, davanti Norris che poco fa ha fatto segnare anche il nuovo giro più veloce, che vale un punticino e ogni punticino conta nella lotta per il mondiale. Ha nuovamente sfiorato, anzi baciato il muro, ma in maniera più lieve rispetto a quanto successo nella prima fase della corsa e comunque senza riportare danni, visto che il giro più veloce l'ha fatto dopo quel lieve contatto. Ha un vantaggio Norris di 28 secondi e 7 nei confronti di Verstappen. 7 giri al termine e Leclerc sta per riprendere anche George Russell, appena 3 secondi e 2 a dividere Russell, Mercedes che occupa la quarta posizione, da Leclerc quinto con la Ferrari che sta andando a caccia del suo collega e amico inglese della Mercedes. Ha avuto una foratura Kevin Magnussen da qualche giro fa, ve lo raccontiamo, perché si è fermato ai box, ha montato gomme soft ed aveva ottenuto il giro più veloce strappandolo a Lando Norris, e non è un particolare, diciamo, di secondo piano, perché il giro più veloce vale un punticino e, come ogni punticino conta nella lotta per il mondiale, lo avrebbe tolto a Norris. Poco dopo è arrivata la buona notizia per Lando Norris che il giro di Magnussen è stato cancellato per track limits e il suo ingegnere di pista gli ha detto: ok, il giro più veloce è tornato tuo, che non ti salti in mente di cercare di abbassare ancora questo limite, just chill out and bring this car home, ovvero rilassati e cerca di portare al traguardo questa vittoria, perché è una vittoria importantissima per la nostra squadra e anche per te, senza prendersi rischi inutili. Appena 3 giri al termine impazza la battaglia per il quarto posto tra Russell, Mercedes che deve difendersi, e Leclerc, Ferrari che lo sta attaccando. Il pilota monegasco della rossa si è portato praticamente negli scarichi dell'inglese della Mercedes al ritmo di 8-9 decimi al giro più veloce. Adesso c'è da compiere il sorpasso e non è facile su questa pista. Può sfruttare da quest'anno il monegasco 4 zone DRS, credo sia un record per quello che riguarda tutti quanti i tracciati, ma non sarà comunque facile perché l'inglese, che ha gomme più vecchie, sì, ma di appena 9 giri, non di 19 giri come in precedenza successo con Lewis Hamilton, cercherà assolutamente di vendere cara la pelle. Sarà Kylie Minogue, peraltro, la grande cantante australiana, a sventolare la bandiera a scacchi. Ieri, tra l'altro, c'è stata la premiazione per la pole position, che è stata, diciamo, gestita da un altro musicista, da un gruppo di musicisti, le Corrs, musicisti irlandesi che erano, diciamo, molto famosi anche nell'Europa continentale, diciamo così, 10-15 anni fa. Ma adesso la musica che vogliamo sentire è quella di Leclerc, ascoltiamolo. Hanno tanta trazione in uscita di curva, complicato superare. Il riferimento ovviamente a Russell che è davanti a sé, inizia per loro anche l'ultimo giro, fra poco andrà ad iniziare con Lando Norris che ha praticamente mezza pista di vantaggio nei confronti di quelli che lo inseguono. Sarebbe un successo quello che sta maturando per Norris, cruciale nella sua difficile lotta, nella sua difficile rincorsa a Max Verstappen per il campionato mondiale piloti. Sarebbero punti invece, diciamo, pesantissimi per la McLaren, che al momento piazza due vetture sul podio nella lotta per il campionato costruttori, che la vede in testa per la prima volta, pensate, dal 2014 a questa particolare caratteristica, a questa particolare classifica, e che potrebbe allungare tantissimo su una Red Bull che anche quest'oggi, spiace dirlo, ha corso con un solo pilota. Verstappen secondo, Perez decimo, questo credo che sia esemplificativo. La Ferrari sta cercando adesso con questo forcing finale di salvare un weekend che era iniziato con tutt'altre prospettive, con una Ferrari che sembrava molto in palla ma che ha dovuto accontentarsi ieri della nona e della decima posizione in qualifica per via di problemi diversi per entrambe le Ferrari, quella di Sainz e quella di Leclerc,
che l'hanno portata appunto a partire molto indietro su una pista dove non si sorpassa. Grazie alla strategia, Sainz ha recuperato 3 posizioni, 4 ne ha recuperate Leclerc, spera di recuperare la quinta quando è iniziato l'ultimo giro per Lando Norris e fra poco inizierà anche per Russell e Leclerc. I due sono praticamente attaccati, sta cercando di farsi vedere in tutte quante le maniere, sfruttando anche il DRS Leclerc su Russell, che riesce però ad avere sempre in uscita di curva una buona trazione, nonostante immaginiamo delle gomme posteriori oramai giunte praticamente a fine vita, e rende difficile a Leclerc stare vicino in uscita di curva e appunto poter sfruttare appieno il vantaggio del DRS, l'ala mobile che tu puoi aprire andando a generare una deportanza minore e dunque una velocità maggiore di punta per cercare di attaccare chi precede. Ha rallentato Lando Norris negli ultimi parziali, 21 secondi adesso il vantaggio nei confronti di Verstappen, ma ovviamente questi sono tempi che lasciano assolutamente il tempo che trovano. Daniel Ricciardo si è fermato ai box e sta andando lui per il giro più veloce, il giro più veloce di Daniel Ricciardo, che pur essendo ultimo in classifica va a togliere il punticino, non lo prenderà neanche lui ma non verrà semplicemente assegnato a Lando Norris, che arriva adesso sul traguardo, lo va a tagliare e va a vincere il Gran Premio di Singapore, terza vittoria in carriera per Lando Norris. In seconda posizione arriverà fra una ventina di secondi Verstappen, fra un'altra ventina di secondi arriverà Oscar Piastri e poi ci sarà da seguire il duello ruota a ruota tra Leclerc e Russell per il quarto e il quinto posto. Taglia il traguardo adesso Max Verstappen, che io credo possa essere comunque soddisfatto di questo secondo posto, visto le condizioni tecniche con cui la sua Red Bull arrivava alla vigilia di questo Gran Premio, e considerato che di fatto la sua Red Bull è andata più veloce quest'anno rispetto all'anno scorso, dove le aveva vinte tutte tranne che a Singapore su questa pista. Chiude il podio Oscar Piastri, che va adesso a tagliare il traguardo, e le telecamere adesso, l'occhio della telecamera va tutta quanta sulla lotta per il quarto e quinto posto tra Russell e Leclerc, con Russell che però credo che la vincerà questa lotta, perché Leclerc si è allontanato, oramai siamo in prossimità dell'ultima curva, non può riuscire a prenderlo e dunque la sua rimonta si ferma al quinto posto. Chiude Russell al quarto posto, Leclerc chiude in quinta posizione, Lando Norris con la McLaren ha vinto il Gran Premio di Singapore, terza vittoria in carriera davanti a Verstappen e Piastri, le Ferrari quinta con Leclerc e settima con Sainz.